questa isola che c'è, del premio di musicultura, insomma, dà la possibilità agli sperimentatori di esprimersi e dare un senso anche alla loro scelta di fare delle cose diverse che esulano da tutte le esigenze della radiofonia o della televisione. Quindi è un grande impegno, e in questo la musicultura ha una grande eccellenza. Inizia con la benedizione del padrino d'eccezione Max Gazzè la fase finale del Musicultura Festival, giunto alla sua 23esima edizione. Trampolino di lancio verso le serate finali di giugno, lo Sferisterio, il meraviglioso Teatro Persiani di Recanati, che ha visto sfilare la variopinta carovana dei 16 finalisti che faranno parte dell'album di questa edizione. È una struttura molto solida, molto importante, che, che avrà sempre portato avanti queste scelte musicali con grande dignità e grande rispetto per gli artisti. E ultimamente ho visto che in tutti i cambiamenti che ci sono stati nella musica, strutture come Musicultura, Premio Recanati, insomma, hanno sempre mantenuto un grande impegno nel cercare di proporre degli artisti, dei talenti, e farli conoscere al pubblico. E questo è una cosa, anche nel loro aspetto live, quindi esibendosi dal vivo e non camuffando tutto attraverso spettacolarizzazioni e sensazionalismi, no? Quindi non è una cosa televisiva, è una cosa vera, fatta per gli artisti. Continua dunque il lavoro incessante della giuria tecnica presieduta da patron Piero Cesanelli, una scelta non priva di imbarazzo, quella degli 8 che arriveranno alle fasi finali di giugno allo Sferisterio, data l'elevata qualità delle proposte e l'eterogeneità dei generi presentati. Questi 16 sono finalisti e hanno dimostrato innanzitutto di coprire generi diversi che possono interessare un pubblico vastissimo, quindi ritroveremo canzoni che piacciono a persone le più disparate possibili. Hanno rinverdito, secondo me, proprio il modo di comporre, attualizzando quella che è stata la grande canzone d'autore, riproponendola con suoni spesso di nuovo acustici, io dico per fortuna, ma con colorazioni ritmiche, e soprattutto attualizzandola nei testi che fanno parte di questo eterno gioco della vita, che non è come vorremmo, e quindi c'è questa insoddisfazione o ricerca della soddisfazione. Ha Recanati i riflettori puntati sul festival anche da parte del mercato discografico indipendente nazionale, che trova nella fucina di Musicultura un serbatoio di talenti sperimentali, linfa vitale per l'humus artistico nazionale. Però devo dire che l'industria discografica non è stata negli anni particolarmente attenta a Musicultura, sbagliando, perché se i discografici frequentassero di più il palcoscenico, lo Sferisterio e le audizioni di Musicultura, scoprirebbero i talenti in anteprima invece poi di scoprirli magari dopo, successivamente, e quindi perdere tempo e energie economiche. Perché c'è una certa disattenzione che è proprio del mondo discografico, ed è un difetto della discografia, che è abbastanza ferma nelle proprie stanze invece di girare il territorio. È strano, perché Musicultura si è confermata negli anni, qui sono passati tanti artisti che poi sono diventati artisti di successo. Ed è proprio il vezzoso valzer delle pretendenti Recanati e Macerata, città ospiti della rassegna, a sottolineare il prestigio ormai indiscusso e conteso di una manifestazione come Musicultura, in grado di esprimere estrema sensibilità culturale per promuovere al meglio le potenzialità turistiche e non solo del sistema territorio. E noi abbiamo riavviato questo rapporto di collaborazione con Musicultura, con queste serate, con lunari notturni di musica e poesia e parola nel periodo estivo. Siamo molto contenti di questo, perché Musicultura rappresenta l'intuizione, la voglia di fare, la qualità, l'intelligenza, la tenacia di questi ragazzi, che hanno l'opportunità di esprimersi liberamente, di veder premiato
in maniera seria il proprio talento, la propria qualità artistica. Cesanelli e Nanni Pieri sono due grandissimi personaggi, una ricchezza per la nostra città, per il territorio, e siamo contenti anche di questo legame, di questa staffetta con Macerata, perché crediamo in una politica culturale, sociale e turistica allargata a tutto il territorio. Beh sì, è la prosecuzione di questo bellissimo stato d'animo, di questa bellissima atmosfera che è partita con le audizioni live. Oggi facciamo un altro step, peraltro importante, perché arriviamo ai 16 finalisti, o meglio i 16 che poi dai quali poi si sceglieranno gli 8 per la finale. Però è un momento davvero emozionante, naturalmente per noi, perché ci avviciniamo, è come avvicinarsi alla meta, è come avvicinarsi al momento più bello, è davvero emozionante, quindi siamo contenti soprattutto che questo avvenga qui a Recanati.